Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per il 2017. La proroga prevista è di 3 mesi fino al prossimo 31 marzo. L'Assemblea ha poi licenziato all'unanimità dei votanti il bilancio previsionale 2017-2019 del Consiglio regionale. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Dall'inizio del 2015 fino a oggi il contenimento del fabbisogno finanziario di spesa corrente è stato pari al 10%. Cerimonia di premiazione nell'aula di Palazzo Lascaris del concorso per le scuole bandito dalla consulta delle elette sull'introduzione del suffragio femminile in Italia. Hanno partecipato 69 video di 32 scuole superiori del Piemonte, coinvolgendo complessivamente 510 studenti. Il Consiglio regionale ha indetto un bando pubblico per l'assegnazione di patrocini onerosi a sostegno di progetti e iniziative in ambito culturale, artistico, sportivo, sociale, turistico, proposti da enti pubblici, enti e associazioni private senza scopo di lucro. 14 problemi strutturali, uno per ciascuno dei 13 istituti penitenziari piemontesi, più una problematica generale comune a tutti. Li ha segnalati il coordinamento dei garanti piemontesi delle persone detenute all'amministrazione penitenziaria. L'editoriale del nuovo direttore del Salone del Libro di Torino apre l'ultimo numero di Notizie, il magazine della Regione Piemonte che dedica ampi servizi a cultura, influenza, industria 4.0 e agricoltura. Notizie è disponibile anche in versione online su App e Medium. Prosegue sulla social TV del Consiglio la storia delle legislature regionali. Il quarto video, intitolato La Regione dei Due Presidenti, è dedicato agli anni dal 1985 al 1990, con interviste a Mario Bruciamacchi, Emilio Lombardi e Angelo Pezzana.